sono spaziali questi Strokes. At the Door, il nuovo disco in attesa del nuovo album, immaginiamo. Ma chissà, può essere anche un'uscita estemporanea. Sicuramente questo è Lettura Metropolitana e sicuramente questo è il momento dell'ospite, perché sì, siamo entrati nel momento clou della trasmissione. Esatto, ci è venuta a trovare Igia Bascego, come vi avevamo già detto all'inizio della puntata, per parlarci del suo romanzo uscito per Bompiani, La linea del colore. Starà con noi per un po', quindi avremo modo, insomma, di parlarci. Intanto la salutiamo, buongiorno. Buongiorno, come si dice in Somalia, suah un accent. Buongiorno. Ecco, lo dici tu, perché è complicatissimo e abbiamo parlato già di tantissime cose in 2 minuti che è entrata, quindi insomma sarà veramente un bel momento. Io posso dire, intanto l'ho già detto anche prima, che il libro mi è piaciuto tantissimo. Sì, 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 l'ho letto in un tempo malsano, nel senso che l'ho letto tipo in 2 giorni, per cui... proprio forse, ma non per fretta di sì, un po' anche per fretta, perché mi piace leggere il libro completo. Io non voglio parlare con gli scrittori avendo letto tipo la sinossi o dei pezzettini, non è proprio una cosa che fa parte di me, mi sembra uno spreco di tempo. Cioè, perché a questo punto, avendo la possibilità di parlare con chi l'ha scritto, voglio conoscere abbastanza bene l'argomento. Però veramente l'ho finito stanotte 1:30. Quindi proprio così con forza. E quindi adesso ne parleremo insieme a lei. Però io direi, cominciamo subito dalla sua musica, così la introduciamo. Prima parlavamo di una parte della musica che a te piace molto, che è quella sudamericana, brasiliana. Soprattutto brasiliana. Soprattutto brasiliana. Io ho scritto e adoro, e sono proprio una fan sfegatata, una groupie di Caetano Veloso. Però proprio del Brasile, perché imparo sempre tante cose al Brasile. E c'è una grossa comunità afrodiscendente e non so, nelle canzoni brasiliane mi trovo sempre a casa. Allora ce l'ascoltiamo, la scegliamo noi? Come, hai qualche titolo in mente, così ci aiuti un po'? Allora sì, io vi farei ascoltare Elsa Soares, che è una grandissima cantante, ha fatto un album adesso, l'ultimo, a 84 anni, Deus e Mulher, e soprattutto lei era anche famosa perché è stata la moglie di Garrincha, e il famoso calciatore. E questo il brano che ascolteremo dice una cosa bella, che meu país é meu lugar de fala, cioè che il mio paese è proprio il luogo in cui io posso parlare, esprimermi, decidere, fare, cioè il paese come esistenza e resistenza. Ed è molto vicino anche al tuo libro, molto legato al tuo libro, molto. Moltissimo. Ce l'ascoltiamo. Chi sta seguendo la diretta Facebook su Lettore Metropolitane ha praticamente ascoltato un pezzo di intervista, perché sì, siete esplose in un chit chat proprio affannosissimo sul libro. Allora, il libro di Giaba, di cui stiamo parlando, La linea del colore, è un libro che dà tantissimi spunti di riflessione, perché in realtà lei tocca una varietà enorme di argomenti e una varietà enorme di posti, per cui con tutti i riferimenti geografici in qualche modo poi si viene appunto stimolati in vari punti sia della propria testa che del proprio cuore, della propria vita. Vi dico di cosa parla, così facciamo, insomma, anche per chi non l'ha letto. Ovviamente la storia è quella di Lafano Brown, che è una donna pittrice che in realtà, insomma, non proprio americana, poi adesso ci spiegherai bene, insomma, le origini, che a un certo punto della sua vita si trova a Roma e a Roma diciamo esplode con il suo talento di pittrice. Ma quello che succede nel frattempo in realtà è una vita complicata, ricca di spostamenti, una vita piena di sofferenze ma anche di gioie, che cambia continuamente. E accanto a lei c'è un altro personaggio invece nella contemporaneità, che è Leila, che incontra la figura di Lafano Brown, che diciamo è della seconda metà dell'Ottocento. Lei la incontra per motivi di studio e se ne innamora e praticamente riesce a trovare tutta una serie anche di vicinanze con la propria vita. Leila è somala, vive in Italia, però vicinanze con la propria vita e anche ispirazioni per poterla in qualche modo
non so come dire, cambiare, cioè per avere un ruolo attivo nella propria vita. Cioè a me ha dato la sensazione che questa La Fanu la ispirasse nelle proprie azioni, ecco, questa è un po' l'idea. E adesso però voglio sapere da Ijaba innanzitutto com'è nata la figura di La Fanu, cioè io lo so però voglio che ve lo racconti e poi anche questa idea della doppia voce, per quale motivo l'hai utilizzata, visto che poi con lei la vengono fuori un sacco di altri temi molto contemporanei, molto importanti per l'Italia in questo momento. Allora, praticamente La Fanu Brown nasce dalla congiunzione di due figure realmente esistite che hanno veramente vissuto a Roma nel XIX secolo, che veramente erano afroamericane. Una si chiamava Edmonia Lewis, era nativa americana e afroamericana, non era pittrice ma scultrice, e ha vissuto in varie parti di Roma, via della Frezza, via Gregoriana, via 20 Settembre, e veramente qui è esplosa come talento. Invece l'altra figura è Sarah Park Raymond, che era un'attivista abolizionista, quindi contro la schiavitù del sud degli Stati Uniti, e poi quando viene in Italia, prima a Firenze e poi a Roma, diventa un'ostetrica. Edmonia era bisessuale, invece Sara era, aveva sposato a un certo punto un uomo più giovane di lei, quindi avevano anche queste vite veramente superlative, e io mi sono soltanto ispirata a loro e le ho tradite, perché chiaramente una persona che scrive romanzi, che lavora con l'immaginazione, prende, no? Un po', siamo un po' ladri, prendiamo, prendiamo delle cose e poi le misceliamo in modo assolutamente diverso. A me quello che mi premeva fare con questo libro era proprio un libro sul viaggio, sul desiderio del viaggio, perché mentre lo scrivevo stava succedendo di tutto, le persone morivano nel Mediterraneo, il razzismo cresceva non solo in Italia ma nel mondo, i muri venivano eretti, c'è quel muro orrendo tra Stati Uniti e Messico, ma non è l'unico muro che abbiamo, quindi c'era proprio una chiusura, no? E poi ho un po' riflettuto sul fatto che noi abbiamo, tutti noi qui, e abbiamo in questa sala qui adesso, abbiamo dei passaporti forti, possiamo pensare di fare una vacanza studio, di sposarci, innamorarci un francese, andare, partire, fare un lavoro all'estero. Invece molti ragazzi che hanno dei sogni, che sono del sud globale, non possono muoversi, ed ecco perché ho voluto fare un libro sul viaggio, viaggio ottocentesco, però che parla al viaggio dei migranti di oggi, perché i corpi, sia quello di La Fanu Brown, sia di Binti, che è poi la cugina della protagonista della parte contemporanea, Leila, e sono due persone che sognano e che vogliono muoversi semplicemente. E quindi da quello ho costruito una trama chiaramente complessa, lavorando anche molto sul cliché dei romanzi ottocenteschi. Mm-hmm. Mi sono divertita molto a cercare anche delle situazioni che sono un po' tipiche, però tecnicamente i corpi che fanno queste cose nel romanzo sono corpi neri, e questo cambia completamente, rovescia completamente anche il cliché ottocentesco, no? Non è, a me piace tantissimo, non è Jane Eyre, non è Elizabeth Bennet, è La Fanu Brown, e quindi La Fanu Brown vive altri tipi di conflitti. Sì. E è un libro anche che parla di diseguaglianze di classe, di diseguaglianze di genere, no? Di tanti aspetti, e per me anche un affresco al femminile, perché non ci sono soltanto La Fanu Brown, Leila e Binti, ci sono anche tante donne. Io scherzando dico sempre ho fatto appropriazione culturale, perché ho raccontato delle donne anche bianche, io non sono bianca, sono una donna nera, e le donne bianche del mio libro le voglio bene, cioè perché ho veramente, mi hanno accompagnato anche con tutti i loro difetti, perché questi personaggi non sono liberi dai loro errori o dai loro difetti, però c'è un anelito in tutte, in Bezzebea, in Lizzie, in Lucy, in tantissimi di questi personaggi, un anelito verso la libertà e contro il patriarcato. E voglio leggervi un piccolo estratto che riguarda proprio i corpi. È una cosa che mi ha molto colpita, perché è una cosa di cui avevo sentito parlare più volte. Cioè, molto spesso i capelli fanno la differenza e noi non pensiamo adesso, perché adesso c'è, diciamo, una visione molto più larga, estetica, insomma, abbastanza, non troppo. Però pensiamo alla seconda metà dell'Ottocento in Italia e immaginatevi questa scena.
In un attimo, la protagonista è la Fano ovviamente, in un attimo fu circondata da quelle persone, sentiva i loro aliti estranei sulle sue guance accaldate, l'ombra delle loro dita furenti sui suoi capelli raccolti. Un bambino, con un gesto rapido e crudele, le tirò via le forcine dalla testa e i capelli che quella mattina la Fano aveva pazientemente acconciato in due crocchie scivolarono via in un mare di ricci spumosi che mai lei aveva mostrato ad anima viva, solo a Frederick, perché li voleva toccare, l'aveva implorata di poterlo fare. La Fanu era esplosa in Piazza Colonna, esplosi i suoi capelli ricci d'africana. Ora era alla mercé di tutti e si sentiva nuda. Questo fatto dei capelli, che pur essendo una parte del corpo rappresentano tutto un corpo che è diverso, in quel momento molto diverso dagli altri. Sì, i capelli sono politica per le donne nere, cioè o li tagliamo, cioè li teniamo ricci, cioè li lisciamo, cioè comunque ci interrogano, no? Perché molto spesso per le donne nere non è stato possibile tenersi i propri capelli naturali, venivi etichettata come non in ordine, non bella, non in conforme con la società, a volte non trovavi nemmeno lavoro. Io conosco tantissime ragazze a cui gli hanno detto ti devi allisciare i capelli, se no non puoi lavorare, e quindi è una ricerca di libertà che è cominciata già dagli anni 70, pensiamo alle Black Panther, pensiamo a Angela Davis, però adesso proprio è diventato un tratto costitutivo. A me ha colpito molto una congresswoman del congresso americano, Iana Presley, che ha confessato pubblicamente la sua alopecia, perché poi le donne nere si fanno delle cose terribili ai capelli, se le stirano, se li toccano, se li mettono delle trecce pesantissime, e lei a un certo punto ha spiegato come nel momento in cui doveva votare per l'impeachment di Trump non aveva più capelli, quindi si era comprata una parrucca e ha detto però io devo dire la verità a tutte quelle ragazze e quelle bambine che mi stanno scrivendo. Adesso va in giro con la sua bella pelata ed è bellissima. Ecco, io penso che ho messo i capelli in questa scena, che è una scena anche molto molto difficile, un momento difficile per la Fanu, e per spiegare quanti capelli sono politica e quanto questo è di fatto un libro sul corpo, sì, sulla violenza che avviene sui corpi, ma anche sulla resurrezione dei corpi, perché questo per me è importante. Cioè, c'è in questo libro un'idea di bellezza salvifica, e mi piaceva l'idea, e in un momento in cui l'Italia sembra più chiusa, il nostro paese sembra più chiuso, parlare di un'Italia, ci sono varie Italie in questo libro, però c'è anche l'idea di un'Italia salvifica, di una bellezza salvifica, perché sì, per molte persone è stato anche così. Cioè, sicuramente per le due donne a cui mi sono ispirata l'Italia ha salvato la vita, e questa cosa mi ha riempito di meraviglia. Cioè, la mia città Roma, che è un po' sgarrupata insomma, e adesso sta messa malissimo, però è una città bella e noi ce lo scordiamo. Quindi io ho voluto, il libro è dedicato a Roma e ovunque essa sia, ho scritto a Roma ovunque essa sia, perché in qualche modo vorrei che tornasse a splendere. Andiamo avanti con la musica. Cosa scegliamo? Un Caetano Veloso o... Io ho un Gianni Morandi. Gianni Morandi, vai. Sulla rampa di lancio ci allacciamo anche all'attualità con con Parasite e gli Oscar. In ginocchio da te. E si è riunito il fan club di Gianni Morandi fuori e dentro la diretta, perché anche il... Sì, anche Mario esulta, grande Gianni, peccato, un Oscar mancato. No, veramente lui ha contribuito in qualche modo, però si è giustamente preso le distanze e ha attribuito gli onori ai vincitori. Ha preso pure la SIAE, penso, per cui credo che sia abbastanza tranquillo da questo punto di vista. Aggiunge, la scrittrice è molto in gamba, potete ripetere il nome? Prima adesso diciamo tutto. Mario da Istanbul. Ah già, il nostro ascoltatore da Istanbul. Allora, Ijab Ashego è qui con noi, e stiamo parlando della Linea del colore, romanzo pubblicato da Bompiani, con appunto la Fanu Brown, questa protagonista creata diciamo dall'unione di due storie reali, di due donne realmente esistite. C'è un sacco di arte in questo libro. Io sono laureata in storia dell'arte, vabbè, non me ne frega niente, però insomma è una delle mille strade che ho iniziato a intraprendere, perché noi generazioni diciamo dei trentenni over 30 abbiamo tanti piani B, piani A, B, C, D, E, F, G e quel che l'è. Anche soppalchi. Esatto, abbiamo soppalcato la nostra vita, e fra questi appunto io ho iniziato convinta di voler fare la storica dell'arte. Poi ho cambiato idea, però mi è rimasto ovviamente l'amore
per l'arte, e in questo libro c'è un sacco di arte. Però prima di parlarne finiamo il discorso legato a Gianni Morandi, perché giustamente il Giabba ci apriva uno scenario che noi non conosciamo. Cioè, noi conosciamo Gianni Morandi perché c'è stato questo ritorno di fiamma, credo agli inizi degli 80 e 90, a questo punto, e poi subito dopo con l'esplosione dei social, e poi con i social, esatto, dettava la linea, ma non solo in Italia, anche in Somalia. Assolutamente sì, perché la Somalia è stata ex colonia italiana e poi comunque è stata legata, diciamo, tra virgolette, all'Italia per vari motivi politici fino agli anni 90. E la musica che si ascoltava o era quella americana, quella appunto Nat King Cole, non so, e ma anche soprattutto quella italiana, quindi Gianni Morandi, Rita Pavone, Adriano Celentano. Io ho dei cugini che ascoltavano Adriano Celentano. Mia sorella mi chiede sempre che disco nuovo ha fatto Gianni Morandi. Da quando ha il sito non mi chiede più niente, ecco. Da quando ha la pagina Facebook va direttamente lei. E mi ricordo, mi dicevano sempre che c'era un hotel a Mogadiscio, l'Uruba, che chiudeva le serate danzanti con Ciao di Pupo. Quindi la musica leggera, in qualche modo italiana, a me, a parte che è sempre piaciuta, ma è sempre circolata in famiglia. E prima o poi credo che scriverò qualcosa mettendo Gianni Morandi nel mio libro. Io non vedo allora, ecco. E, in effetti poi questa è anche una storia di che ci racconta un'Italia che forse ogni tanto ci dimentichiamo, anzi spesso ci dimentichiamo, che era un'Italia, quella della seconda metà dell'Ottocento, che non aveva ben capito ancora com'era, diciamo, un'unione un po' così raffazzonata, delle colonie lontane, diciamo dei soldati lontani che non sapevano bene per quale motivo poi erano lì, fondamentalmente per soldi, poi lo racconti anche tu, insomma, per supportare e sostenere una famiglia, che ovviamente è quella, è un po' la scena di cui abbiamo letto prima una parte, no? Cioè la FANU si trova a Roma in un momento in cui c'è appena stato un grosso eccidio in Africa di soldati italiani, e lei, vista dagli occhi degli italiani come donna di colore, chiaramente subisce la rabbia degli italiani. Ecco, è un'Italia, come è stato raccontare questa Italia che è lontana, però da un certo punto di vista, visto che sappiamo che la storia è ciclica, no? Ogni tanto questi momenti di recrudescenza in cui non si capisce bene qual è il nostro rapporto con il resto del mondo, come è stato raccontarla? Allora, in questo libro, come ho detto prima, appunto ci sono tante Italie, c'è l'Italia del Grand Tour, ne parleremo dopo, anche l'Italia del desiderio e del sogno, dell'Italia come meta, e quello è una parte importante del libro. Però il libro inizia in realtà quando il sogno della personaggia si guasta. E che cosa fa guastare questo sogno? È il colonialismo. L'Italia è stata di fatto una colonia degli altri, austriaca per esempio, sì. Però poi fa la stessa cosa agli altri. Prima lo fa al sud, al suo sud, sì, che di fatto è stato colonizzato, e ci sono stati anche eccidi nel sud Italia, e tutto quel sistema poi è stato trasportato in Africa orientale. E io racconto di una battaglia avvenuta nel 1887 a Dogal in Eritrea, dove sono morti parecchi italiani che sono stati in qualche modo uccisi in un'imboscata. Mm-hmm. Dovevano andare a dare manforte a un fortino assediato, invece la strategia dell'Etiope è stata quella di aggirare questa colonna. E questa battaglia poi in realtà è diventata una battaglia chiaramente persa, una sconfitta che la propaganda coloniale ha trasformato in una sorta di atto di eroismo. Sì, un martirio, un sacrificio. Però non era tanto così, perché molti soldati semplici volevano urlare il loro disappunto agli ufficiali, che li avevano mandati veramente al macello. Infatti vennero molti italiani, vennero trattenuti a Napoli perché non si doveva rovinare la propaganda. E poi questi 500 sono i famosi 500 della piazza della stazione Termini a Roma, e la gente non lo sa, no. Però quella, io poi in giro per l'Italia trovo molti monumenti per Dogali. A Roma ce n'è uno che prima era davanti alla stazione Termini,
prima del fascismo, e poi durante il fascismo è stato trasportato tra Piazza della Repubblica e la stazione, che è quella stele di Dogali che sta tipo non è nemmeno nascosta, però è uno dei monumenti che secondo me è più disgraziato di Roma, perché nessuno sa il significato, c'è molto degrado intorno, nel parchetto alle spalle delle varie bancarelle, capito, esatto, capito. E quella è la stele di Dogali, insomma, e quando l'hanno messa lì, insomma, c'è stato proprio un tripudio di retorica. E in quella scena però io ho voluto fare una cosa che non era proprio nella realtà. I tumulti sono reali, e io faccio anche una diciamo chiacchierata a distanza con D'Annunzio, perché D'Annunzio parla nel piacere di quei tumulti a Piazza Colonna. Infatti c'è D'Annunzio nella mia scena, e gli faccio dire la stessa cosa che lui fa dire al suo personaggio Andrea Sperelli, del piacere. E però ho detto, se in questo tumulto ci fosse stata una donna nera, cosa sarebbe successo? Quindi in qualche modo è da lì che raggiungo un climax, e scusate se faccio questo spoiler, ma è abbastanza importante, e ho aggiunto un personaggio, un anarchico, perché non tutti gli italiani erano per il colonialismo. Volevo far vedere che c'erano italiani, appunto, spinti loro malgrado verso questa avventura coloniale, che non volevano combattere ma non avevano soldi, e le alte sfere militari e le alte sfere del governo invece che volevano queste colonie. E poi c'era chi si opponeva, c'era molta gente che si opponeva. Ulisse Barbieri nel libro, che poi è in realtà un calco da un vero Ulisse Barbieri, che era un poeta anarchico, però ecco, anarchici, socialisti, parte del mondo cattolico sono stati anticolonialisti. Siccome questo non ne parliamo mai, no? Per me era importante aggiungerlo, perché Ulisse Barbieri è un personaggio sicuramente minore, però è quello che ascolta la storia della FANU, è quello che in qualche modo ci dà una controstoria dell'Italia attraverso la sua figura di anarchico e soprattutto la sua figura di anticolonialista. E dicevamo prima che in questo libro c'è anche tanta arte, perché la FANU è un artista, e perché diciamo l'arte, come dicevi tu prima, in realtà ha sempre avuto un significato politico. In alcuni momenti era apertamente politico, in altri momenti non poteva esserlo, in altri ancora magari era meno cosciente, però c'è sempre stato. E quello che fa la FANU, e che fa anche Leila, è quello di far emergere alla nostra attenzione dei dettagli dell'arte, di alcune opere d'arte, ma che poi vanno a diventare, diciamo, un dettaglio di significato più grande, che riguardano la storia delle persone di colore, e che in qualche modo creano una specie di filo conduttore che le unisce, no? In qualche modo. Cioè, vabbè, la Fontana di Marino è molto presente in questo libro, è anche un po' veramente l'elemento fisico che hanno visto entrambe, quindi è qualcosa, cioè nel senso, è un qualcosa che unisce. Però ci sono tantissimi altri esempi che tu fai. Tra l'altro Leila è una curatrice d'arte, quindi è una persona veramente addentro a quel mondo. Parlaci un po' di questo ruolo dell'arte. Non è solo il mestiere di La FANU, è qualcosa di più. Allora, faccio una piccola premessa: anch'io avrei voluto essere una curatrice d'arte. Io non ho studiato storia dell'arte, ho studiato letteratura spagnola e ispanoamericana, però ho sempre amato l'arte italiana e l'arte rinascimentale barocca, cioè questa è proprio una mia fissa personale. E a un certo punto ho capito che il mio personaggio, la FANU Brown, ma anche Leila, che apro una grossa parentesi, Leila assomiglia a me, ma in realtà è anche, gli ho dato la tenacia di una vera Leila che io conosco, che si chiama Leila Al-Hussi, che è una docente di storia del Medio Oriente, ed è veramente tenace come il personaggio. Io ogni volta che scrivevo pensavo a Leila Al-Hussi, ed è una persona che adesso è entrata in una commissione ministeriale per lo studio della storia, quindi per le scuole. Quindi io penso che Leila potrà fare quello che Leila del libro fa, cioè far vedere un altro tipo di storia. E praticamente
questi due personaggi illuminano quella che io definisco Black Italy, perché ogni volta ci dicono che noi neri italiani non siamo veri italiani. A me dà molto fastidio, anche adesso mentre venivo qui dal tram ho dovuto spiegare al signore che ero nata a Roma e quindi ero uguale a lui, ho detto ma tu... quindi ogni volta ci sono queste piccole micro spiegazioni che devi fare, e penso invece che i neri italiani hanno una storia non solo legata all'immigrazione, ma non una storia lunga in Italia. Pensiamo solo che Alessandro de' Medici, duca di Firenze, in pieno 500, era nero, molto prima di Obama. Quindi e c'è un bellissimo ritratto di Giulia de' Medici che si trova a Baltimora, è un ritratto di Maria Salviati e Giulia de' Medici bambina, e del Pontormo, ed è bellissimo perché tu vedi una bambina afro-italiana, no? Allora io ho pensato, devo mettere questo nel libro, non ho messo questi due esempi, sì, ne ho messi altro, ho messo Lorenzo Lotto, ho messo Carpaccio, il gondoliere nero di Carpaccio, è fantastico, si trova alla Galleria dell'Accademia, perché in qualche modo riflettono, riflettono questa presenza nera in Italia, che era una presenza anche molto complessa, però anche schiavile, ed è lì che entra in scena Marino. Io spero che i marinesi non si arrabbino con me, io anzi li rispetto moltissimo, però mi piacerebbe, questo è una mia fissa da un altro libro che ho fatto insieme a Rino Bianchi, apro parentesi, Rino Bianchi è autore delle foto anche in La linea del colore, alla fine del romanzo ci sono delle foto, e di far vedere quello che è davanti ai nostri occhi e non vediamo più. E la fontana famosa che dà il vino a Marino, quella della canzone romanesca, e in realtà sono quattro schiavi incatenati, e quindi ci raccontano di una schiavitù che era anche qui, perché nel Mediterraneo c'è stata una schiavitù reciproca, tipo cristiani nell'Africa del Nord, musulmani barra greci ortodossi in Italia, in Portogallo, in Spagna, e quindi questa presenza schiavile era reale, quelli erano incatenati, e ce ne sono tantissime di stato così, c'è a Livorno, c'è a Venezia, quindi in qualche modo ho voluto far riflettere attraverso un'afroamericana che quella schiavitù l'aveva lambita, perché lei comunque è del nord, però e in qualche modo quella schiavitù la conosce, quando vede gli incatenati a Marino e gli incatenati a Livorno capisce che sono schiavi. Quindi volevo in qualche modo far vedere l'Italia, che c'è anche questa complessità, e la storia dell'arte ci aiuta molto perché ci fa vedere queste presenze nere complesse, dal duca di Firenze a appunto gli schiavi di Marino. Facciamo un'altra pausa musicale, poi andiamo avanti a parlare con il Job Ascego. Caetano Veloso. Ringraziamo Pierangelo, Manolo, Naomi, Piera e i tanti che stanno Mario da questa parte, i tanti che stanno scrivendo sulle varie piattaforme di interazione di Letture Metropolitane su Radio Elettrica e di Radio Elettrica stesso. È veramente esploso il con la console. Io sono tanti piccolo argomenti. Polipo, ci sarebbero, però vi ascolto. Ci sarebbero tante cose di cui parlare. Andiamo un pochino avanti. Siamo con il Job Ascego, stiamo parlando della linea del colore, il suo romanzo pubblicato da Bompiani. E parlavamo anche fuori onda di una notizia che non so se avete colto nella settimana oppure no, che è quella che riguarda i programmi ministeriali per il concorso dei docenti. Che riguarda le scrittrici, o meglio, l'unica scrittrice presente nel programma per il concorso dei docenti, che è Elsa Morante. E nella mia, diciamo, bolla letteraria editoriale di Facebook c'è stato un polverone, cioè giustamente molte scrivevano che non è ormai ammissibile eliminare dai programmi delle scrittrici che hanno avuto e che hanno tuttora un peso enorme sulla nostra cultura e che hanno prodotto cose bellissime. Dico, che so, Natalia Ginzburg, dico un nome a caso, non c'è Natalia Ginzburg, non c'è la Maraini, per dirne un altro, ma di quelle magari più anche conosciute, però insomma. E quindi volevo prendere spunto da questa notizia per parlare un po' della questione femminile anche nel libro di Giaba. Le donne che ci sono in questo libro, come dicevi te all'inizio, non sono solo donne di colore, sono anche donne bianche, e anche le donne bianche, nonostante magari non abbiano lo stesso tipo di problematica di quelle di colore, hanno comunque qualcosa che le tiene in gabbia.
Allora, prima di dire del libro, io ho trovato molto grave questa notizia, e anche pensando a tutti i libri di donne che mi hanno aiutato nella vita, proprio, no? Dalla mitica Jane Austen, io veramente le devo proprio il rigore della scrittura, il primo libro che ho letto. Poi io non ho cominciato con piccole donne come tutti, ho cominciato con una versione per ragazzi e ragazze di Orgoglio e Pregiudizio, che mi ha comprato mia madre, e mia madre non legge, e mia madre è stata nomade, comunque rimane un po' nomade dentro, non è andata a scuola, però si era fatta consigliare dal libraio e mi ha portato Jane Austen. Quindi alle donne dobbiamo veramente molto, io penso anche alle mie colleghe di adesso, sì. Penso a Elena Janacek, penso soprattutto anche a Francesca Melandri, che ha scritto un libro, io non ho capito perché non ha vinto tutto in Italia, perché Sangue Giusto è un libro fondamentale sul colonialismo italiano, e non solo, per capire anche l'Italia berlusconiana, mm-hmm. No? E quindi le donne sanno raccontare delle storie anche nascoste. Io nel libro semplicemente ho voluto mettere tutte le sfumature del bianco e tutte le sfumature del nero, perché non è il buono e il cattivo, questo libro non è di quel genere là, è tutte personaggi e personaggi che lottano per arrivare a qualcosa, e le nere non sono perfette. Penso per esempio a Marilei Trevor, che ha questa figlia Lucy, non si capisce bene se l'ha fatta con un bianco perché voleva sbiancare tra virgolette la sua stirpe, ma non si capisce bene il disagio che vive, che è il disagio della società, ma però quello che in lei emerge è che è cattivissima, no? Cioè è veramente, e poi ci sono anche queste donne, per esempio c'è Bezzebea, io le voglio bene a Bezzebea, mi sono divertita tanto a costruirla, e ogni tanto ci parlavo pure e ci litigavo, perché comunque lei parte da aver fatto un brutto matrimonio e essere felicemente vedova, dico, a un certo punto, perché era l'unico modo che avevano per liberarsi alcune donne, sì, dell'epoca, e poi finalmente avere la sua libertà, soltanto che aveva interiorizzato alcune le modalità del patriarcato, che quando vuole aiutare la Fanu Brown diventa la sua padrona. Vuole fare la salvatrice bianca, ma poi diventa una padrona, no? E quindi lei fa un'evoluzione nel romanzo, cioè sì, è una, secondo me, che capisce anche i suoi errori. E io me l'hanno anche chiesto in un'intervista recentemente, ha detto: ma hai pensato al progressismo italiano? E io devo dire la verità, sì, perché c'è anche questo paternalismo nel progressismo italiano odierno, che secondo me noi ci dobbiamo lavorare, perché gli altri non sono poveri e persone da avere pietà, per esempio i migranti sono persone che hanno, a cui il sistema ha privato diritti, ma sono persone come noi, non inferiori. E io ogni tanto vedo questa situazione di paternalismo che mi dà molto fastidio. Quindi Bezzebea un po' è così, ma anche riesce a essere altro da così. Quindi a me era molto importante. Poi c'è anche Lizzy, che è un altro personaggio importante, che anche lei, e lì c'è tutta la dinamica di classe, perché comunque uno si può essere bianco, però tipo Bezzebea è ricca, Lizzy è molto povera, e quindi deve fare l'istitutrice. Come dice Giulia Blasi, se sei ricco va bene tutto. Puoi fare tutto. Cioè, se sei molto ricco va bene tutto, più o meno. Ricco, bianco ed etero. Sì, sì, però la ricchezza, diciamo che da un certo punto in poi ti salva da tutti. Ecco, sì, io volevo mettere in campo queste disuguaglianze e queste sfumature di colore, e era importante per me far vedere una complessità, no? Ma anche per esempio nella parte moderna dei parenti in Somalia, mm-hmm, di Binti, che non capiscono, cioè che hanno tutte le sovrastrutture, e poi sì, una cosa che mi premeva tantissimo era far vedere cosa succede alle famiglie quando c'è una persona che migra nel sistema attuale, no? E le famiglie sia diasporiche, come posso essere io, che vivono, mm-hmm, fuori o che sono nate fuori come Leila, o anche le famiglie nel paese di origine, perché i trafficanti non è che ricattano persone a caso, ricattano le famiglie. Cioè la telefonata a noi è arrivata tante volte, quella telefonata che descrivo nel libro
a noi come famiglia è arrivata tante volte, quindi tecnicamente le famiglie soffrono, le famiglie fanno collette, le famiglie sono vessate dai trafficanti, quindi volevo far vedere anche questa complessità, perché manca dal discorso generale quanto quello che sta succedendo non distrugge solo la persona che viaggia, ma distrugge tutto il nucleo. Anche chi resta. A questo proposito mi ero segnato un altro brano che spiega un po' anche la differenza che c'è all'interno delle stesse onde migratorie. Dice: questi giovani sognano troppo l'Occidente, dobbiamo trovare un modo per estirpare questo sogno d'Europa dalle loro teste. Di solito chi recriminava era qualche membro della famiglia che viveva proprio in Europa, era stato migrante e ora aveva dimenticato come ci si sentiva stretti in quei panni scomodi, e quando glielo facevo notare mi dicevano: ma noi eravamo migliori come migranti, avevamo poche pretese. Questi di oggi invece vogliono la pappa pronta e non vogliono sudare. Cioè, come sempre, poi l'uomo nella sua, diciamo, nel suo tentativo sempre di essere un po' migliore degli altri, insomma, di poter fare una gerarchia, ecco, questo sistema che ci costringe ad avere una gerarchia, ci fa continuamente dimenticare e sostituire la realtà con una realtà che ci costruiamo poi di base, no? Cioè, con i migranti è così. Ci sono delle persone che hanno delle idee totalmente, non si capisce da dove le hanno prese, cioè dei viaggi, della storia di queste persone. Come dicevi tu, siamo esattamente uguali, semplicemente noi abbiamo un passaporto forte in questo momento storico, come è stato per alcuni paesi che invece adesso non ce l'hanno. E tu questo lo spieghi molto bene, cioè il cambio che ci può essere anche repentino, cioè di pochi anni di differenza tra una situazione di tranquillità o relativa sicurezza a una situazione in cui non si ha più nessuna certezza. No, assolutamente sì, ma io sono nata nel Novecento, quindi sono vecchia e ho visto un mondo diverso, e questo mondo diverso era proprio i familiari che ci venivano a trovare. Per dire, mio fratello ha studiato quella che si chiamava Cecoslovacchia, vicino Praga ha studiato, e veniva a trovarci a Roma, poi andava in Somalia, cioè lui aveva il passaporto somalo, oggi ce l'ha australiano, vabbè, però è un'altra storia. Nella mia famiglia ognuno è andato da una parte, lui è australiano adesso, però ecco, prima viaggiava col suo passaporto somalo e nessun trafficante gli chiedeva dei soldi, no? E io penso sempre a una scena di Appunti per un'orestiade africana di Pasolini, e a un certo punto c'è Pasolini che intervista dei studenti africani che stavano a Roma, forse alla Sapienza, adesso non so esattamente dove, e li interroga sull'orestiade. Erano ragazzi bellissimi con la giacca, la cravatta, super eleganti, perché negli anni 70 era pieno di studenti qua a Roma e lo era a Milano. Questa non era fantascienza, era la realtà dell'Italia dell'epoca, e non è che sono rimasti qua, sono tornati tutti nei loro paesi di origine, e quindi c'era più mobilità. Allora io nel libro ho voluto mettere, come anche nel libro precedente Ado, una complessità e anche una complessità del mondo migrante, perché questi discorsi tipo noi eravamo migliori, ma adesso se aprono le frontiere vengono tutti qua, eccetera, non è che li ho sentiti al TG o al talk show italiano solamente, li ho sentiti anche in famiglia tante volte, e penso che io sono abbastanza convinta che ci abbiamo bisogno di un diritto alla mobilità, ma anche un diritto a restare, perché è molto difficile restare nei paesi di origine per molti ragazzi giovani, un po' per il sogno autoindotto di che il giardino del vicino è più bello, però il problema è anche le multinazionali che desertificano i territori, gli orti, il land grabbing, e adesso c'è, nel mio paese di origine c'è l'invasione delle locuste, tutti parlano del coronavirus che è importante, ma questa invasione delle locuste sta per arrivare qua, io ve lo dico, e tecnicamente sta desertificando la Somalia, si stanno mangiando proprio pezzi di Africa orientale, ed è dovuto al cambiamento climatico. Certo. E noi non parliamo di queste cose, perché è chiaro che una mobilità in un momento di cambiamento climatico
sarà il tema, no? Allora abbiamo bisogno di costruire, secondo me, una nuova civiltà, un nuovo frame per capire questo nostro mondo. E poi io consiglio, dovrei parlare del mio libro, ma consiglio Achille Bembe, se non l'avete letto, Nanorazzismo, che parla veramente del paradigma del viaggio e della migrazione, edito La Terza. È veramente importante leggere i filosofi e gli autori africani, lui è un filosofo, e veramente fa capire delle cose. E secondo me l'Europa deve cambiare lenti con cui guarda il mondo, perché il mondo non è più quello, appunto, della conferenza di Berlino, certo. E dello scramble, quando l'Africa la dividevi e te ne prendevi un pezzo. Dobbiamo cambiare assolutamente modalità. Ci scrivono: è benissimo sentirvi raccontare e far riflettere. Da WhatsApp. Grazie Silvia. Benissimo. Allora, io starei ore, però concludiamo questo racconto, questa chiacchierata con Hijab Ashego, La linea del colore, questo è il titolo del suo libro, edito da Bompiani. Con cosa concludiamo? Io ho trovato questa canzone. Cos'è? Ciao di Pupo. No, però... No, teniamola in sottofondo, salutiamo Pupo che ci saluta, ma c'era anche uno Stevie Wonder nell'aria. Sì. Lì come vai. Vai bene. Sì, va bene. Ok. A presto. Grazie mille, Giabba. C'è un tour in partenza, seguitela. Sì. Il 18 sto a Roma Termini, alle 16, nella vetrina della Borri Books. Okay. Ma ti fanno parlare almeno? Sì. E poi andrò, questo mi interessa, a Firenze con il direttore degli Uffizi. Che bello. Wow. Sì, il 19. Bene, seguiamolo allora. Grazie mille, Giabba, e ci ascoltiamo. Stevie Wonder. Stevie Wonder has...